Prego, consigliere De Rosso. Scusa, posso, io resto seduta perché altrimenti Sì, mi faccio straccio con il voi. microfono, come voglio Certo. leggere. Prego. Allora, la mia prima interrogazione in realtà è un invito a questo ente locale di nominare quale suo consulente tecnico in sede istruttoria nel giudizio tra il Comune di Lucira e gli aventi causa dei concessionari dei lotti costituiti nella zona 167, di nominare il consulente tecnico un proprio dirigente, nella specie quale responsabile dell'area urbanistica oppure dei lavori pubblici, in quanto ha perfetta conoscenza dei fatti di causa. Motivo questo mio, questa che è una richiesta che faccio a questo ente, perché questa scelta è rispondente ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto la nomina di tale soggetto risulta conveniente anche perché l'amministrazione comunale disporrebbe immediatamente ed internamente di un soggetto ampiamente edotto sui fatti di causa, circostanza che si risolverebbe anche in risparmio di tempo in termini di procedimento amministrativo, di relazioni e di rapporti che in caso diverso si renderebbero necessari nel caso in cui venga nominato un consulente esterno, che necessiterebbe di essere relazionato sul fatto di causa dei rapporti tra il Comune di Lucira e i ricorrenti. Questo è previsto anche dal codice, infatti l'articolo 87-201 del codice di procedura civile vede la possibilità da parte dell'ente locale di nominare quale consulente tecnico di parte il dirigente dell'area urbanistica o dei lavori pubblici in quanto a profonda conoscenza dei fatti di causa. Tale incarico è soggetto alle previsioni relative agli incarichi anche di consulenza rinvenibili in alcune norme delle leggi finanziarie degli ultimi anni, quali l'articolo 1,11 e 42 della legge finanziaria per il 2005, quindi la legge numero 311 del 2004, l'articolo 1,173 della legge finanziaria per il 2006, l'articolo 3,54 e 57 della legge finanziaria per il 2008, legge numero 244 del 2007. Il tutto in conformità al principio di autosufficienza dell'apparato burocratico del Comune di Lucira, principio che discende direttamente dal dettato costituzionale dell'articolo 97, secondo il quale la pubblica amministrazione deve improntare i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie strutture organizzative del personale di preposto, trascluso nell'articolo 7,6 del testo unico sul pubblico impiego. Principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere l'azione amministrativa in tutte le ipotesi in cui l'amministrazione comunale intende avvalersi di competenze esterne. Pertanto, la presenza di professionalità interna in grado di assolvere al compito inibisce la possibilità di ricorso ad apporti esterni. Quindi, ti sto chiedendo ora, ha provveduto alla nomina del consulente tecnico di parte della presenza per il Comune di Lucera e gli aventi causa dei concessionari dell'otto costituiti nella zona 167? E se sì, ha valutato questa sera la possibilità di nominarlo all'interno Prego, dell'apparato? signor Sindaco. Ah sì. Visto che ha letto diversi articoli, diverse norme, mi è sfuggito forse di ascoltare quello che dà al sindaco la possibilità di nominare questo consulente. Io non credo che sia competenza del sindaco, anzi, le posso dire con assoluta certezza che non è competenza del sindaco nominare consulente, mi dispiace consigliera Dell'Osso, ma è un atto di gestione quello là. Quindi, siccome lui mi ha detto ha provveduto a nominarlo, posso dire assolutamente no, perché non è una mia competenza. Quindi, chi dovrà nominarlo è il dirigente, perché è una competenza dirigenziale. Le posso però dire che ho parlato sia con il dirigente che con l'avvocato. Si parleranno e siccome spetta al dirigente, ho avuto la sua stessa come dire, preoccupazione e lo dimostrano gli atti di questa amministrazione, perché se non ricordo male, in 3 anni di consulenti esterni ne abbiamo praticamente assunti zero e quindi non abbiamo l'abitudine di nominare dei consulenti esterni, però abbiamo l'abitudine di rispettare le competenze altrui. E quindi, siccome quella non è una competenza del sindaco, né della giunta né dell'amministrazione, assolutamente no, non abbiamo provveduto perché non è nostra competenza, ma abbiamo provveduto a fare quello che è di nostra competenza, quindi far
dialogare l'avvocato e il dirigente, che sicuramente prenderanno la decisione migliore per l'ente, per il comune, e sicuramente dovranno tener conto di quell'articolo che ho letto, quindi del principio dell'economicità, e di eventualmente dover giustificare motivatamente e seriamente una scelta che vada in una direzione diversa da quello che prevede la norma. Signor Gino, mi permetto di contraddirla su quanto, per quanto riguarda la nomina, perché lei è lei il sindaco che rappresenta l'ente, il comune in sede di giudiziario. Quindi in quanto parte il comune rappresenta, è costituito in persona del sindaco pro tempore, attualmente è lei il sindaco pro tempore, e chi ha il potere di nominare un consulente tecnico di parte è il sindaco. Poi che insieme al dirigente voglia trovare il nome o comunque sia quella che è la soluzione migliore, allora sì, ma in qualità di parte di un procedimento è la parte che sceglie il proprio consulente tecnico. Allora, la mia seconda interrogazione riguarda
Vorrei davvero che questa risposta fosse negativa, davvero, me lo auguro. Il convento del Santissimo Salvatore, detto anche di San Pasquale, fu fondato nel 1407. Secondo antichi documenti angioini, la chiesa esisteva già dal 1273. Esso rappresenta una delle prestigiose testimonianze architettoniche e religiose medievali della città, per non parlare poi della struttura espositiva dei mosaici della chiesa paleocristiana di San Giusto. Rappresenta davvero un fiore all'occhiello per questa città, per la sua appunto testimonianza architettonica, per il suo valore culturale e artistico. Mi chiedo, ma è davvero possibile solo immaginare di poter costruire o far sorgere un chiosco, un parquet, un'area che possa invece far arrivare persone soltanto per elargire, ne so, patatine, birra, pizza, e invece di tutelare un patrimonio artistico del genere? Quindi la mia interrogazione è questa: ma è vero che avete intenzione di far sorgere un chiosco in quel sito? Possiamo far risolvere l'assessore Favilla, prego, si deve avvicinare al microfono, altrimenti è possibile. È davvero di notevole importanza, perché quel bene architettonico è bellissimo. Abbiamo, come già anticipato, tutte le cose, abbiamo anche la Pinacoteca, quindi sì, noi ci auguriamo che diventi anche una meta turistica, quel turismo culturale insomma, sul quale vorremmo puntare, sul quale stiamo lavorando. E siccome noi che facciamo? Ci confrontiamo con le grandi città dove questo processo già è avvenuto, quindi insomma impariamo da quello che succede altrove. E altrove, cioè a Roma, per esempio il chiostro del Bramante, quello più vicino, ma al Louvre a Parigi, come a Pompidou a Parigi, o al MoMA di New York, c'è la caffetteria, bookshop, cose di queste cose affini, dove dopo aver passato magari una giornata anche impegnativa dedicata alla cultura, uno ha la possibilità di prendersi un caffè, di degustare qualcosa di leggero, piuttosto che, a me è capitato per esempio a Parigi, di pranzare sulla terrazza di un noto museo. Quindi mi chiedo perché questa cosa non possa avvenire anche a Lucera, perché certo non ci vogliamo paragonare a Parigi, per carità, magari riuscissimo, però secondo me un caffè o una brioche all'interno di un polo culturale non fa male, non ci fa del male, ci dà anche quella possibilità che dà la possibilità anche al turista di potersi riposare, perché poi quel sito è anche ampio, cioè di vedere la Pinacoteca, bene, ci vuole del tempo. Poi abbiamo l'altra sezione dedicata ai pittori dell'Ottocento, poi volendo si fa un giro per la biblioteca alle Cinquecentine, alle Settecentine, eccetera, eccetera, poi ci sono i mosaici. Quindi insomma un turista attento a queste cose ci perde del tempo lì, e magari poi alla fine ha la possibilità di consumare un caffè piuttosto che, ripeto, un piccolo piccolo intrattenimento, perché in realtà lo spazio che abbiamo e che potremmo destinare a questo è molto piccolo, quindi non riusciremo mai a farci una sala, un ristorante, riusciremo a fare un bar, un piccolo bar, un piccolo punto di ristoro. C'è una stanza, entrando dentro il chiostro, in fondo a sinistra, che tra l'altro dai progettisti era già stata predisposta per accogliere questa cosa qua, tant'è che sono già stati predisposti tutti gli impianti idrici ed elettrici proprio per accogliere un piccolo bar, niente di più ambizioso. E anche una stanza che è sottoposta, dove sempre i progettisti avevano ipotizzato di dedicare una piccola rivendita di prodotti enogastronomici locali, ma che però diciamo, secondo me non si può fare, perché non solo perché magari non andrebbe proprio a sposare quello che è l'identità che vorremmo dare a lungo, ma secondo me non ha neanche i requisiti igienico-sanitari con i quali insomma nei locali pubblici dobbiamo sempre confrontarci. Quindi questo. Cedo la parola ad Antonio, che poteva, al sindaco, che voleva aggiungere qualcos'altro. Il
uscite fuori, esatto, le rarissime uscite fuori. Beh, mi è capitato ad esempio anche il Castello Sforzesco, non so se hai menzionato anche quello, oltre che a tutti gli altri, c'è assolutamente un punto di ristoro che certamente non vende la birra, le patatine, non vende, è un punto di ristoro, è un punto che sta in una caffetteria. Se fosse ad esempio una caffetteria letteraria dove c'è la possibilità anche di acquistarlo un libro, magari di prendere un libro e leggerlo fuori in quel giardino mentre si beve un tè, magari, ecco, magari io verrei la birra lì, magari che più raffinato, un bel tè caldo, e sarebbe male secondo lei, insomma, di lì. Ma a me io non ci vedo nulla, nulla di male. Diciamo che è una ipotesi che assolutamente non ci dispiace, anche perché anche i progettisti lo avevano già previsto, perché lì ci sono, sono stati fatti anche gli impianti lì. E ricordo, insomma, che ripeto, in qualsiasi parte, in qualsiasi luogo, ma oso dire non più importanti del nostro, perché per l'affetto che vogliamo ai nostri posti nessuno è più importante, ma quantomeno altrettanto importanti, il Louvre forse, insomma, merita attenzione, ci sono, quindi non ci perderemo nulla in buona sostanza. Posso? Allora, prima di tutto, se non ricordo male, è stata proprio questa amministrazione a voler votare una delibera con cui si inibiva all'interno del San Pasquale la somministrazione di bevande e di cibo e di bevande. Comunque sia, anche per quanto riguarda invece un caffè, una caffetteria, un centro di riposo, di creativo, ce l'avete di fronte, io il chiosco. Se voi invece iniziaste a regolamentare questi benedetti chioschi, potreste servirvene diversamente e quindi fare in modo che anche quel chiosco che è stato lasciato ormai alla mercé, cioè ormai la persona che sta lì dentro può fare quello che vuole senza pagare nulla, se invece anche per quel chiosco si facesse qualcosa e quindi si facesse il bando, anche quello potrebbe essere utilizzato e quindi utilizzato come una caffetteria del San Pasquale. Quindi, non c'è più, quindi partenza. Posso dare una notizia se vuole? Se spegne... E se vuole, consigliere De Costa, posso dare una notizia. Quel chiosco che lei dice di fronte, quello là che si chiama Bartemis, se non sbaglio, non ha mai pagato un centesimo di euro, ha ricevuto però dei solleciti, sa, da qualche tempo a questa parte, è coinciso, ahimè, con la nostra amministrazione, ha ricevuto qualche sollecito e non so se ha ricevuto o sta per ricevere anche una... non mi viene il termine, forse mi dà un aiuto. Uno sfratto proprio per morosità. Voglio ricordare che saranno 30 anni che sta lì. Beh, noi abbiamo chiesto quello che dovevamo chiedere, quindi il pagamento, e faremo anche quello che dobbiamo fare. Se lo avessero fatti pure gli altri, certamente, ma questo, attenzione, non significa che è incompatibile con il punto di studio libero. Poi, per me, per l'amore del cielo, non vi piacerà, consumerà di fronte, insomma, ci sarà chi consumerà di fronte e chi consumerà dentro. Noi saremo felici, ad esempio, se vi nascesse un bel caffè letterario, esattamente, no? Dove si potrebbe fare una bella presentazione. Abbiamo avuto anche il finanziamento adesso di 700.000 euro per sistemare anche quell'area esterna. E quindi se ci fosse con queste giornate, ad esempio, la presentazione di un libro all'aperto lì, e c'è la possibilità di degustare una bibita piuttosto che un tè, piuttosto, io non ci vedo assolutamente nulla di strano, anzi, è sicuramente un miglioramento del servizio, si dà qualcosa in più. E chiaro, abbiamo una visione, vedo, diametralmente opposta, però devo dire che c'hai diametralmente opposta a tutto il mondo, perché insomma in tutto il mondo che... Va bene, passiamo...